Ciao a tutti ragazzi, buon lunedì e benvenuti a Video Game News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di tenervi sempre aggiornati con tutte le notizie sul mondo dei videogiochi. E oggi cominciamo parlando di Minecraft, il famosissimo gioco di Marcus Notch Persson. Microsoft ha infatti recentemente annunciato che su Xbox 360 sono state vendute oltre 1,2 milioni di copie del gioco. Un segnale importantissimo che indica come la produzione sia riuscita a fare breccia anche nel cuore dei giocatori console dopo gli straordinari risultati ottenuti su PC. L'occasione è buona anche per ricordare che il 18 aprile uscirà Candy Texture, un nuovo DLC per il gioco. E rimaniamo in tema Microsoft, dato che la casa ha recentemente svelato un nuovo gioco in arrivo per dispositivi Windows 8, PC ed RT. Si tratta di Tentacles Enter the Mind, è il seguito di Tentacles Enter the Dolphin e gli autori sono i Press Play, gli stessi di Max and the Curse of Brotherhood. Ci troveremo ancora una volta nella mente del professor Fluff, uno strano professore della testa di Delfino, i cui obiettivi erano salvare il mondo e renderlo un posto migliore. Peccato che qualcosa è andato storto nel procedimento e il professore si ritrova alla testa infestata da visioni che nei panni di Lemmy, una strana creatura tentacolare, dovremo cercare di sconfiggere letteralmente muovendo i bulbi oculari dei nemici. Si tratta sicuramente di un game design delirante per un progetto piuttosto curioso che uscirà quest'estate. Ancora non ci sono piani tuttavia per una versione console. Super Smash Bros. È sicuramente uno dei titoli più attesi in arrivo per Wii U e Nintendo 3DS. Ancora non conosciamo una data d'uscita, dato che Nintendo ha sempre parlato di un generico 2014 per il progetto di Masahiro Sakurai. Tuttavia sembra che nuove informazioni al riguardo potrebbero arrivare proprio il 9 aprile. È stato infatti fissato un Direct, Nintendo Direct per quella data, alla mezzanotte, ora italiana. Noi lo seguiremo e vi daremo in diretta tutte le notizie. Brutte notizie invece per tutti i fan della saga di Resistance. A partire da martedì 8 aprile, tutti i server dei 3 capitoli finora usciti verranno chiusi e conseguentemente non sarà più possibile partecipare ad alcuna attività online. L'unico gioco salvo da questa operazione è Burning Skies, uscito su PS Vita. Insomniac ci ha tenuto a precisare che si tratta di una scelta di Sony. Novità anche per Renegade Kid. La software house statunitense ha infatti aperto una nuova campagna Kickstarter, questa volta dedicata ad un gioco chiamato Cult County. Si dovrebbe trattare di un mix dello storytelling ad episodi che ha reso molto celebre The Walking Dead, con atmosfere più da survival horror, quindi Resident Evil piuttosto che Silent Hill. Il progetto sembra molto interessante, inizialmente doveva uscire soltanto per Nintendo 3DS, ma ora lo sviluppo è stato confermato anche per PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, PC ed Xbox One. Tenetelo d'occhio perché potrebbe davvero nascondere qualche sorpresa. E si ritorna a parlare di Amy Henning, l'ex writer di tutta la saga di Uncharted. Ha infatti recentemente accettato una posizione di lavoro in Visceral Games per lavorare ad un progetto ancora non annunciato ma che sappiamo essere legato alla saga di Star Wars. Altre posizioni sono ancora aperte, tra cui Senior Design Director e Senior Art Director. Questo davvero ci rende molto curiosi relativamente a questo nuovo titolo legato alla saga di George Lucas. E chiudiamo come sempre l'edizione di oggi con le nostre personalissime top e flop news. Il top di oggi va tutto a CD Projekt Red. Infatti durante una presentazione tenuta nel corso della GDC 2014, lo sviluppatore ha rivelato che la mappa di The Witcher 3, il gioco che uscirà nel corso del 2015, sarà 3,5 volte più grande di quella di The Elder Scrolls 5 Skyrim, quindi veramente una dimensione gigantesca e completamente esplorabile. Gli sviluppatori si sono anche espressi sulla questione, tenendo tuttavia a precisare che i giocatori forse dovrebbero pensare non tanto alle dimensioni della mappa, ma alla varietà e alla quantità di azioni che vi si possono compiere, e hanno sottolineato come la storia sarà costellata di NPC tanto realistici da sembrare umani e soprattutto scelte che davvero potranno cambiare la storia in corso. E tutto questo naturalmente non fa che aumentare l'hype già altissimo per questa produzione. E
E il flop di questa settimana va a Microsoft. La casa di Redmond si è infatti resa protagonista di un nuovo caso di licenziamenti per quanto riguarda studi di sviluppo di videogiochi. Questa volta si tratta di Microsoft Studios e tra gli altri a dire l'addio ricordiamo il designer Patrick Lachman e il direttore di produzione Albert Perez. La casa naturalmente si è espressa in merito dicendo che è stata una scelta molto difficile ma assolutamente necessaria per riallineare gli sforzi produttivi della compagnia. Speriamo davvero che con l'avanzare della nuova generazione questo trend venga invertito. E per l'edizione di oggi è tutto, appuntamento come sempre al prossimo giovedì. Ciao!